perché ho ricevuto la Stella d'Oro già vari anni fa. È una delle prime stelle che ci sono state a livello italiano. E ho i colleghi che oggi ho accompagnato in questo percorso professionale e di riconoscimento professionale. Quanti anni di esperienza alle spalle? Io ho 43 anni di esperienza nel settore culinario. Ho iniziato molto giovane, ho iniziato a 13 anni proprio per la mia subentrata, guardando, parlando, leggendo Gualtiero Marchesi, ecco. Quartiere Marchesi, e per questo mi sono sempre ispirato alla sua filosofia di cucina e di ristorazione. Bene, porta avanti le ricette tradizionali, penso, della vostra terra. Le ricette tradizionali del nostro territorio sono la nostra base, come è alla base dei principi di Escoffier: la cura del territorio, la cura del prodotto, il prodotto di grande qualità. Bene, andiamo a conoscere, a seguire le persone. Abbiamo il piacere di avere Alessandro Menghini. Io sono marchigiano anch'io, di Ancona, vicino Ancona, Osimo, con esattezza. E in questo momento sto lavorando in Svizzera, è dal 99 che sono in Svizzera. Ecco, ma porta in Svizzera, porta avanti la cucina italiana? Sto cercando di lottare, di non alterare, perché la cucina italiana è stata veramente, non voglio dire una parolaccia, ma insomma non è una bella cosa. E cerco di portare avanti la tradizione italiana e soprattutto marchigiana. In questo momento sto lavorando in un ristorante con il titolare, che è anche lui marchigiano, e fare cucina marchigiana. Che ricetta va per lo più? Che piatto preferiscono in Svizzera? Gli svizzeri piace molto, molto la pasta, però noi cambiamo la carta tutti i mesi, proprio apposta per dare un giro, per poter far conoscere maggiormente i piatti tipici nostri marchigiani. E qualche piatto tipico lo vuole dire ai nostri telespettatori? Abbiamo la porchetta, per esempio, abbiamo i passatelli, infatti si possono fare in brodo, altrimenti si possono fare con le vongole, si possono fare con il guanciale del Montefeltro, per esempio, con la casciotta di Urbino, su tanti modi di poterlo fare. Ci sono i garganelli, che è un tipo una pasta fresca come se fosse una penna, ma è sempre pasta fresca. Quindi le specialità. Quindi insomma li viziamo un po' gli svizzeri alla fine, con la nostra cucina italiana, che in base ai territori, in base alle regioni, sicuramente c'è sempre tanto da degustare. Sì, sì. Bene, andiamo a conoscere, a seguire da dove arriva e chi è. Vengo da Pesaro sempre, Ciacci Nazareno, amatore. Piccolo imprenditore della cucina, più amatore, mi piace mangiare, quindi voglio sperimentare anche nuove cose e dare soddisfazione alla gente, far star bene la gente durante i banchetti. Che poi alla fine è la filosofia dell'associazione, dell'ordine di Escoffier. Fare stare bene, perché quando ci si trova davanti un piatto da degustare. A tavola, quando vedi il sorriso delle persone, soddisfatti di quello che mangiano e di quello che bevono. E dello stare insieme. E dello stare insieme, certo. Sì. Perché un buon bicchiere, un buon piatto allarga il cuore e ti fa avvicinare la gente. Bene. Continuiamo a conoscere anche gli altri. Buonasera, sono Michele Ruta, sono uno chef di cucina. Stasera ho preso la Stella d'Oro. Da dove arriva lei? Io sono di origine puteolane, quindi dalla provincia di Napoli, ma sono 26 anni che risiedo a Fano e lavoro a Fano. Niente, una bella serata in compagnia con i colleghi, che dopo la pandemia è un modo di ricominciare anche per le varie associazioni. E finalmente si ricomincia a relazionare, però le ha toccato, mi ha subito detto che ha origini della napoletana, la cucina napoletana, anche un gusto tutto particolare, la sta portando avanti anche nel territorio dove sta? Ecco, le spiego subito, abbino la cucina marchigiana a quella napoletana. Il connubio si sposa molto bene, e nello stesso tempo ci sono dei piatti che sono molto similari, e per esempio nella Riviera Adriatica la grigliata di pesce è fatta con la mollica di pane. C'è differenza tra mollica e o classica, la brace, diciamo. E
ci sono delle belle proposte. La Regione Marche è una terra da scoprire perché ha tante risorse, dal mare ai monti, e famosa anche per diverse manifestazioni, tra cui il Carnevale di Fano, e la Fano Romana. Quindi, da quanti anni lei si è trasferito? Io sono 26 anni che mi sono trasferito a Fano per lavoro. Bene, andiamo a conoscere il collega accanto, da dove arriva? Io sono calabrese. Calabrese, sei di dove? Posto, di Nicotera, esattamente. Di Nicotera. Ma da circa 40 anni sono trasferito in Romagna. Anche lei in Emilia. Ma la cucina calabrese l'abbiamo portata in Emilia? La cucina calabrese abbiamo un connubio con la cucina romagnola, quindi oltre alla cucina romagnola cerco di presentare molti piatti calabresi, come tipo la struccatura con la carne di capra, oppure la struccatura diciamo anche con il peperone arrosto. E viene apprezzata? E viene molto apprezzata, sì. Oppure la struccatura, vongole e ceci, un pochettino di conservati. Ecco, vongole e ceci è una ricetta antica. Che poi si sposa, piatto di terra e anche di mare, è un connubio che si sposa bene. Sì, mantenendo sempre le vecchie tradizioni, quindi anche i contadini. E l'anduia l'abbiamo fatta conoscere? Certo, che piatto fa con l'anduia? Ma io ho provato a fare anche... ho fatto con l'anduia diversi piatti, diciamo, anche le lasagne per dire, con... Ma lo gradiscono il piccante? Sì. Certamente non eccessivo. Eccessivamente. Vabbè, però... ma l'anduia non è eccessivamente piccante alla fine, non è il peperoncino che è forte, come siamo abituati noi calabresi. No, quella che proponiamo è leggermente, diciamo, meno piccante, meno più gradevole al palato. Viene accettata molto bene, via. Anche da crostine, da fare molti sui buffet per fare dai rustici, eccetera, eccetera. Grazie. Continuiamo a conoscere il collega accanto, il signor. Buonasera, Paolo Carnevali, sono marchigiano di nascita e diciamo negli ultimi 40 anni di residenza sono nella provincia di Pesaro Urbino, sempre marchigiano siamo. Ma lei è un cuoco? No, io sono diciamo un appassionato di cucina perché mi piace mangiare bene, quindi diciamo si cerca di mangiare. Eh sì, perché l'associazione Descoffier è anche questo, non è che racchiude solo i cuochi ma tutto quello che ruota intorno a questo mondo. Esatto. Anche i buongustai, quindi è stata insignita anche lei della fascia verde oggi, sì, questa sera. Sì, diciamo, è un riconoscimento, diciamo, che fa piacere perché quando si cerca di, diciamo, di esprimere la convivialità attraverso il cibo con gli altri, diciamo, fa sempre che piacere poi, che venga riconosciuto. Ma che poi l'ordine Descoffier è una filosofia di vita alla fine, esatto. Giusto? Il gusto di stare insieme, di degustare un piatto insieme agli altri e magari anche un rituale. Esatto, poi adesso diciamo che mi sto un po' sbizzarrendo di dare supporto a questi signori più professionisti dove qualcuno un po' più meno titolato diciamo riesce a soddisfare le richieste dei cuochi. Bene, grazie. Grazie a tutti e di essere presenti.